naturalmente voglio, anche se può sembrare un atto formale, ma gli esseri con onore, voglio ringraziare Marco Renderi e tutti i colleghi che hanno partecipato all'organizzazione di questa iniziativa, perché per me è realmente un'occasione di grande stimolo parlare e discutere con colleghi che si occupano di altre aree, di altri periodi storici, su tematiche che comunque ci riguardano tutti, e non è una cosa che avviene molto spesso, purtroppo, no? Quindi veramente vi sono grata. Quello che capite è che il tema che mi è stato chiesto di trattare è di una vastità sconfinata, quindi io quello che cercherò di fare, mi perdonerete se andrò un po' sulle generali, cioè nel senso cercherò di dare uno sguardo insieme su alcuni fenomeni che mi sembrano cruciali e su alcune aree del Vicino Oriente, perché non avviene tutto nello stesso modo dappertutto, proprio per cercare di mettere in luce quelle che secondo me sono le differenze, perché per affrontare il tema di caratteristiche generalizzanti bisogna prima andare nello specifico delle situazioni storiche, dove realmente possiamo vedere notevoli e sostanziali differenze, e su quello possiamo cominciare, io credo, a costruire un'idea di città o di Stato, o di tutte e due, e delle differenze che esistono tra questi due concetti e delle relazioni che esistono tra questi due fenomeni. Per cui, prima di cominciare a entrare nel merito specifico del Vicino Oriente, volevo sottolineare alcuni aspetti concettuali che mi sembrano fondamentali per poterci capire fino in fondo. Allora, prima di tutto il problema della relazione tra città e Stato, no? È stata data per scontata molto spesso, non è proprio così scontata, e certamente è vero che il Vicino Oriente in generale e la Mesopotamia in particolare, essendo stati cuore e teatro primario sia del fenomeno dell'urbanizzazione sia di quello della nascita di sistemi centralizzati e statuali, proprio grazie al notevole sviluppo delle ricerche sul campo negli ultimi decenni e del relativo dibattito che si è acceso su questi temi, è oggi il terreno privilegiato per affrontare la questione non solo del fenomeno complessivo della formazione di questi nuovi modi del vivere collettivo che hanno cambiato la storia delle società umane, ma anche dei diversi percorsi e modelli di sviluppo che hanno condotto ad esiti diversi, almeno nelle fasi formative iniziali, perché io credo che l'altra cosa fondamentale è distinguere tra quello del momento formativo del processo e quello del momento maturo dello stesso processo. Già Child e poi Adams, nella loro identificazione dei tratti salienti delle nuove società, entrambi in qualche modo, Adams sicuramente, ma in qualche modo anche Child facevano riferimento soprattutto alla Mesopotamia, avevano unito i due aspetti del fenomeno, la città e lo Stato, come parte dello stesso processo. I termini stessi da loro usati rispettivamente di rivoluzione urbana da Child e di evoluzione della società urbana da Adams, mentre delineavano caratteristiche come l'accumulazione centrale di beni, l'emergenza di una società stratificata di classe, lo sviluppo della specializzazione del lavoro e, nel caso di Adams, l'affermazione di un sistema centralizzato e distributivo dell'economia, indicano quanto questi aspetti fossero considerati da questi due studiosi collegati alla formazione della città, pur non essendo descrittivi di essa. Anche se non vi è dubbio che una correlazione ci sia, le recenti ricerche in varie regioni del Vicino Oriente, a mio avviso, mostrano sempre più come non sempre tutti questi tratti siano presenti allo stesso modo e come i due fenomeni dell'urbanizzazione in senso stretto e della formazione dello Stato non siano sempre automaticamente correlabili. Sempre più evidente è infatti l'esistenza di diversi tipi di città e di diverse forme e modalità di acquisizione ed esercizio del potere da parte dell'élite. Così anche il dibattito tra gli studiosi ha visto in anni più recenti una divaricazione tra i due aspetti del fenomeno che si è tradotta nella realizzazione di conventi, seminari, libri che hanno privilegiato ora l'uno ora l'altro dei due aspetti, ponendo l'accento sui diversi tratti caratterizzanti. La variabilità di percorsi di sviluppo di modelli di società urbana penso sia più facilmente riconoscibile nelle forme più arcaiche in via di formazione della città e dello Stato, come dicevo prima,
mentre la ineluttabile e strutturale connessione tra questi due aspetti può essere ascritta, a mio avviso, alle forme mature, quando si stabilizzarono rapporti sociali, politici ed economici marcatamente disuguali ed articolati, in cui l'interdipendenza funzionale e specializzata delle parti trovava nella città la sua espressione più adeguata. Prima di passare all'esame di alcuni casi emblematici vicino orientali, vorrei tentare di riconsiderare quegli aspetti che possiamo riconoscere come distinguenti e significativi della emergenza dei fenomeni che stiamo trattando. Prima di tutto ci domandiamo: esistono elementi caratterizzanti del concetto di città sempre e dovunque essa compaia? La definizione e gli approcci allo studio della città, come sappiamo, sono stati vari, sia in relazione alla formazione dal punto di vista dei ricercatori, sia in relazione alla diversità dei casi analizzati. Tuttavia, alcuni elementi sono tornati insistentemente tra i requisiti della città nella maggior parte delle definizioni. Primo elemento, la grandezza e la densità della popolazione residente. Questi elementi sono quasi tutti riconoscibili in alcune espressioni materiali archeologicamente visibili, in questo caso ovviamente la grandezza dei siti, la compattezza dell'assetto urbanistico. Punto 2, l'eterogeneità sociale e funzionale interna, cioè la stratificazione sociale, la differenziazione interna di attività e funzioni. Questo archeologicamente trova riscontro nell'esistenza di quartieri artigianali, quartieri d'élite, aree pubbliche destinate a funzioni diverse, eccetera. Terzo punto, la funzione della città sul territorio e nel territorio. Cioè la città offre servizi specializzati ad una società più ampia, secondo la definizione di Renfrew. Le funzioni che svolge sul proprio territorio possono essere varie e di diversa natura. Funzione politica, funzione difensiva, di coordinamento economico, cioè coordinamento della produzione e della circolazione di beni che possono essere primari, possono essere beni artigianali, materie prime o tutte e due o tutte e tre queste cose. In alcuni casi a questa funzione si accompagnano amministrazione e centralizzazione di risorse. Archeologicamente si registra la presenza di concentrazioni di beni, che possono essere appunto primari o di lusso, di magazzini centrali, di strumenti amministrativi in aree pubbliche o d'élite. Un altro degli aspetti correlati a questa funzione territoriale della città è l'eventuale presenza di gerarchie insediative, aspetto molto usato nelle ricerche archeologiche e spesso, a mio avviso, sopravvalutato. Ritengo infatti che le differenze dimensionali dei siti sul territorio, per di più usualmente registrate solo come condizioni di superficie, possono essere fuorvianti, perché in realtà possono essere spesso riferite a vari fattori e non sono necessariamente indicatori di reale interdipendenza tra i siti e di gerarchie di funzioni politico-amministrative in termini sistemici. Punto 4, molti parlano di delimitazione dello spazio urbano, per esempio con la costruzione di mura o di altre forme di delimitazione dei confini, il che significa percezione dello spazio abitato come spazio urbano distinto dall'entroterra rurale, e quindi questi ultimi due punti, cioè la funzione sul territorio e questo concetto di delimitazione dello spazio urbano, comportano una distinzione netta tra sfera cittadina e sfera rurale, che ritengo sia un aspetto importante dello sviluppo di società urbane nel senso pieno del termine. Tale distinzione comporta infatti anche la dipendenza reciproca di queste due sfere e un regolare flusso di surplus agricolo verso la città, che le permette di esistere, creando un tessuto di relazioni organiche e rendendo la struttura di una società pienamente urbanizzata stabile e in qualche modo irreversibile. Punto 5. Infine, un tratto evocato quasi sempre è quello del ruolo simbolico e religioso della città, che diviene punto di riferimento, il luogo che detta le leggi dell'ordine universale. A questo aspetto si accompagna solitamente la presenza di templi, aree cerimoniali, eccetera. Ma sono tutti questi elementi sempre presenti ed essenziali per riconoscere l'esistenza della città? Possono esistere forme intermedie o forme di potere centrale senza città? O città senza Stato? Credo che l'esperienza conoscitiva fatta recentemente nello studio di città formative nel Vicino Oriente
ci spinga a rivedere concetti e classificazioni come il termine stesso di città, magari affiancandogli altri termini come per esempio quello di centro. Questo diciamo, può essere semplificato, questo che ho accennato adesso, provando a guardare alcuni casi appunto esemplificativi del Vicino Oriente. Io cercherò, purtroppo devo correre naturalmente, ma cercherò di farvi capire quello che intendo quando dico che ognuno di questi fenomeni ha delle radici profonde interne e locali, anche se questo non esclude affatto che su alcuni di questi fenomeni possano invece agire influenze esterne molto forti, ma adesso vi spiegherò in che senso lo dico. Allora, prima di tutto le aree del Vicino Oriente naturalmente sono tante e sono processi quelli che avvengono in queste aree molto diversi tra loro, quindi da un lato le aree tradizionali, cioè la Mesopotamia, Mesopotamia meridionale, Mesopotamia settentrionale, l'Egitto, che è un altro dei fuochi di cui non parlerò però perché altrimenti diventa veramente una cosa infinita, il Levante, le aree dell'Anatolia centro-settentrionale e della cosiddetta Transcaucasia, cioè le zone montuose del nord peripontiche, e l'Anatolia occidentale. Allora, i casi che vorrei trattare, proprio perché sono diversi e quindi voglio mettere a confronto e contrastare sui concetti questi due diversi processi di sviluppo, sono uno la Mesopotamia, meridionale e settentrionale, un altro le aree periferiche della Mesopotamia a nord, cioè le aree in cui io lavoro peraltro, quindi le zone dell'Alto Frate e quindi dell'Anatolia orientale, che circondano la Mesopotamia, e questo è un caso interessante perché ci sono le due componenti, cioè l'aspetto locale, cioè tutte le radici locali della formazione del processo, e l'aspetto della forte influenza arrivata da sud della Mesopotamia. Allora, queste aree, partendo, scusate, ecco, ci sono diversi contesti originari del Neolitico, no? Cioè da una parte noi abbiamo la formazione di un'area culturale molto vasta a partire da nuclei regionali distinti nel nord che comprendono la Gesira, l'Alta Mesopotamia, parte dell'Anatolia orientale fino alla Cilicia. Questi siti hanno una struttura molto particolare, nel senso che sono siti con una organizzazione dell'abitato dispersa, con piccole strutture, nel caso della cultura di Alaffio, circolari, con aree di attività esterne, quindi alla casa, quindi con una difficoltà di riconoscere il nucleo sociale che fa capo alla casa. Questo cosa vuol dire secondo me? Vuol dire che questi gruppi funzionano come gruppo, cioè che l'unità familiare interna al gruppo è scarsamente rappresentativa dal punto di vista della loro percezione di sé. Quindi questo si vede anche nel fatto che esistono questi grandi magazzini collettivi in cui vengono messe le risorse in comune. E questo ha stimolato la nascita anche di sistemi, diciamo, amministrativi. Ecco, questi sono alcuni dei siti Alaffio in cui vedete la dispersione degli abitati, la difficoltà di riconoscere quello che è il nucleo, diciamo, della famiglia, con molte aree di attività esterne, con alcune uniche, in genere, strutture rettangolari grandi, che sono quindi comunitarie, collettive, ma non sono strutture d'élite. Cioè la società Alaffio è una società fortemente egalitaria. Ecco, questo tipo di organizzazione stimola la nascita dell'amministrazione. Cioè nel Neolitico antico, nel settimo millennio a.C., noi in quell'area cominciamo ad avere i sigilli e le cretole, cioè le impressioni dei sigilli, in contesti che sono chiaramente amministrativi. Questi sigilli Alaffio in passato si è discusso molto parlando di pendagli, di decorazioni. Non è così, sono sigilli, si sono trovate le impressioni di questi sigilli
e sono legati a questa organizzazione collettiva dell'immagazzinamento, per cui evidentemente nel momento in cui i beni si mettevano in comune era necessario che qualcuno si facesse carico per conto della comunità di redistribuire questi beni in una forma egalitaria. Quindi il sigillo non nasce come strumento di potere, lo diventa dopo. All'inizio è uno strumento invece di redistribuzione egalitaria. Questo è stato messo in relazione da Ackermans, che ha scavato questo sito in cui sono trovate centinaia di cretule che sta via via, giustamente secondo me concordo con lui sul fatto che probabilmente era una società con un'economia dicotomica, cioè agricola e pastorale, per cui c'era una parte del gruppo che si allontanava per un certo periodo delle transumanze e quindi doveva mettere il raccolto in un luogo custodito, cioè non lo potevi lasciare a casa propria perché altrimenti sarebbe stato rubato. Quindi che nasca proprio da questa esigenza di allontanamento dai villaggi, che corrisponde molto bene al tipo di economia di questi gruppi. Quindi diciamo un'area organizzata in questo modo, ed un'area meridionale invece, che è la Mesopotamia meridionale e centrale, organizzata a mio modo di vedere in maniera totalmente opposta. Intanto l'ambiente basso mesopotamico, che ha caratteristiche molto diverse da quelle del nord, intanto grandi estensioni di terreno per la coltura cerealicola, ma condizioni di rischio, condizioni di difficoltà per la qualità del clima, per la fertilizzazione dei suoli e anche per la relativa abbondanza d'acqua dal sottosuolo, cioè poca acqua piovana ma molta acqua che viene dagli estuari dei due fiumi, quindi problemi anche di controllare l'acqua, gli acquitrini, i meandri, eccetera. Non voglio parlare di società idraulica perché questo è un argomento ormai completamente abbandonato, non c'è nessuna organizzazione, nessuna prova di un'organizzazione idraulica forte, complessa da giustificare la nascita della città e dello Stato in questi termini, però certamente il controllo dell'acqua, della produzione agricola, della redistribuzione dei prodotti all'interno di quest'area difficile è stato, io credo, un elemento chiave per la nascita dell'elite, ma soprattutto per la legittimazione della loro presenza. Inoltre, le grandi estensioni di territorio hanno permesso, con la giusta organizzazione, una produzione agricola potenzialmente aumentabile in modo esponenziale, che è un altro tratto fondamentale. L'economia della bassa Mesopotamia è un'economia fondamentalmente agricola, ma con un allevamento nelle pianure di misto di bovini, suini e caprovini, ma con una forte percentuale di animali di grossa taglia che sono legati ad un'economia più sedentaria. Questo naturalmente non toglie che c'era una componente pastorale importante che interagiva con le comunità mesopotamiche venendo dagli Zagros. La caccia è praticamente irrilevante, mentre la pesca era molto importante. E tanto che c'è documentazione di battute di pesca già nel quinto millennio a.C. in periodo ubaidi lungo la costa del Golfo Persico. Quindi dico battute di pesca organizzate, nel senso siti temporanei istanziati sulle coste probabilmente per effettuare queste grandi battute di pesca. Il territorio della bassa Mesopotamia in periodo ubaidi, quindi nel quinto millennio a.C., e i siti che si conoscono non sono tanti, purtroppo, perché c'è un deposito alluvionale molto spesso, per cui la maggioranza dei siti, se non sono particolarmente grandi o non hanno avuto una lunghissima storia successiva, non si vedono. Però insomma, diciamo, la cosa interessante è che cominciano già nel periodo ubaidi, cioè già nel quinto millennio, a nascere siti molto più grandi. Non è una questione di gerarchie, non c'è una gerarchia di siti, ci sono due o tre siti molto grandi, quindi un'attrazione verso luoghi che concentrano popolazione iniziale, no? A questo si accompagnano due caratteristiche che secondo me rendono questa società opposta a quella del nord della Mesopotamia, cioè la presenza di grandi case, case molto grandi, che significa che accolgono presumibilmente una famiglia non nucleare ma una famiglia allargata. In genere questo ha dato
vita alla famosa casa tripartita mesopotamica, perché come vedete da queste immagini in genere c'è un'area centrale che divide due ali laterali della casa, che quindi si presume siano adibite all'occupazione da parte di diverse componenti della famiglia, che fossero non sappiamo quali, figlio con famiglia, altro figlio con famiglia o donne da una parte e uomini dall'altra, non ne abbiamo idea, ma certamente c'è un'organizzazione interna alla casa molto standardizzata, perché questo modello si ripete. Ecco, l'altra cosa importante è che i villaggi, ne conosciamo pochi, purtroppo in bassa Mesopotamia nessuno. Questo è un sito della Valle dell'Ohabrin in Mesopotamia centrale, però con lo stesso tipo di culture, lo stesso tipo di caratteristiche, in cui, come vedete, sono grandi case separate da spazi, cioè isolate, e al contrario di quello che avviene a nord, perfettamente riconoscibili come unità distinte. Cioè, secondo me questa non è una cosa irrilevante. Qui è evidente che le famiglie sono l'unità sociale di base, non il gruppo nel suo insieme, e che queste famiglie probabilmente entrano molto presto anche in competizione tra loro, proprio in un contesto di economia agricola potenzialmente ricca, ma molto difficile. Quindi, a seconda del tipo di terreno di cui si dispone, delle condizioni di cui si dispone, può diventare molto produttiva o drammatica. E in questo contesto vediamo l'emergenza di una casa diversa dalle altre, che questa casa A che vedete nell'immagine, perché non solo è più grande, ma c'ha un recinto intorno che nessun'altra ha, ha i contrafforti lungo le pareti che nessun'altra ha, e per le cose che aveva all'interno, cioè in questa casa c'erano dei contenitori che contenevano quelli che vedete nell'altra immagine, cioè i cosiddetti tokens, cioè gettoni d'argilla che venivano spesso usati per conteggi. E sotto il pavimento di questa casa c'era una concentrazione di sepolture di bambini. Quindi è una cosa interessante, perché diciamo, la comunità affida alla casa, presumibilmente del capo, il luogo per la sepoltura dei bambini, perché ce n'erano una cinquantina, insomma tante. Accompagnata a questo tipo di organizzazione dell'abitato c'è la nascita dei templi. Questo in bassa Mesopotamia, a Eridu, la famosa area templare di Eridu, dove c'è una sequenza di templi che sono stati contestati da studiosi della scuola francese come templi, nel senso che cioè, no, non sono templi, sono luoghi d'élite, case dei capi, eccetera. Mi sembra un problema, a mio avviso, inesistente, nel senso che dipende cosa intendiamo quando diciamo tempio, no? Cioè un luogo in cui avvengono sicuramente fatti in forma cerimoniale, rituale, ci sono degli altari, ci sono delle piattaforme per offerte, ci sono degli oggetti particolari e c'è la diversità architettonica, perché è vero che anche questi hanno la pianta tripartita, ma se voi vi ricordate l'immagine precedente è completamente diversa, cioè la sala centrale è l'elemento dominante, mentre le stanze laterali sono stanze piccole di servizio, no? Gli ingressi sono tanti e poi questi templi cominciano a essere subito costruiti su piattaforme, cioè su luoghi elevati, quindi separati, no? Quindi non importa come li vogliamo concepire, sono luoghi in cui avvengono tante attività, non solo quelle religiose. Questa è la caratteristica della società mesopotamica. All'inizio il tempio è il luogo dove avviene la redistribuzione, dove avviene la concentrazione di alimenti, dove avvengono una serie di attività che hanno anche un significato e un valore economico. La trasformazione che avviene con il quarto millennio è proprio nel senso dell'urbanizzazione. Cioè noi abbiamo sul territorio, riconosciuti da Adams con una accuratissima ricognizione, una organizzazione di abitati di diversa grandezza che però sono effettivamente interessanti da osservare. Perché voi vedete, una cosa che Adams ha messo in evidenza è la differenza tra quella parte settentrionale e la parte meridionale, dove c'è il sito principale di Uruk Huanca. Vedete, Uruk ha fatto deserto quasi intorno a sé. Cioè intorno a Uruk ci sono solo piccoli villaggi rurali, mentre a nord ci sono vari centri di dimensioni più o meno simili, oltre ai villaggi, no? Quindi l'urbanizzazione di Uruk è stato un fenomeno talmente esorbitante, talmente incredibilmente grande, che ha dovuto fare
terra bruciata, nel senso che il surplus agricolo che doveva entrare per nutrire gli abitanti di questa città doveva avere a disposizione un flusso anche territorialmente molto vasto. Uruk si parla di una città che nel quarto millennio ha raggiunto i 150 ettari almeno, cioè una cosa veramente esorbitante. E purtroppo dello scavo di questi livelli dal punto di vista dell'abitato non sappiamo quasi nulla, ma sappiamo delle aree pubbliche, l'area famosa delle Anna, che già da sola ha 6 ettari di estensione, con una serie di edifici pubblici imponenti che sono stati chiamati variamente tempio, palazzo, eccetera. Sono però chiaramente edifici con diverse funzioni, ma distribuite nello spazio, cioè non sono accorpati, no? Cioè non è un palazzo ancora. Sono diversi edifici a cui sono state attribuite diverse funzioni e sono organizzati in un'area dove peraltro è stata trovata la maggioranza del materiale amministrativo, migliaia di cretule, di impressioni di sigillo, migliaia di tavolette, perché questo è il primo esempio in assoluto di scrittura, la scrittura pittografica di Uruk, che è primo e unico, nel senso che alla fine del quarto millennio in nessun'altra parte, nemmeno nel contesto di cultura mesopotamica, esistono tavolette con segni pittografici, solo numeriche. Esistono le tavolette numeriche in altri siti di cultura Uruk, ma da nessuna parte le tavolette con la scrittura pittografica. Questo è stato attribuito a problemi di carattere cronologico, cioè qualcuno ha detto allora perché Uruk IV, quando si trovano queste tavolette, è più tardo. Io non credo che sia così, penso che sia un problema di dimensione, cioè come vi mostrerò fra poco, le cretule, cioè l'organizzazione amministrativa attraverso lo strumento sigillo, ha raggiunto una tale sofisticatezza, una tale complessità che poteva benissimo funzionare senza scritture. Però quando la dimensione del flusso di gente che va a fare le operazioni e le transazioni diventa, come probabilmente è stata con Uruk, la complessità e la varietà delle transazioni, diventa necessario cominciare a registrare. È un problema di memoria, cioè la cretula funziona benissimo ma non consente di ricordare, cioè non è uno strumento per memorizzare. Quindi a quel punto entra in gioco la scrittura, secondo me è un fatto proprio legato alla dimensione straordinaria di Uruk. Sì, appunto, edifici di diversa natura, con diverse caratteristiche, con decorazioni fatte con famosi coni d'argilla, quindi mosaici, e diciamo c'è tutto un aspetto anche molto così estetico, simbolico, cerimoniale, eccetera. E ci sono anche le aree con i tempi singoli, no? Quindi c'è una diversificazione già delle zone, cioè l'area del Tempio Bianco di Uruk, che è nella zona della Ziggurat di Anu, cioè un'altra zona della città, è solo il tempio su piattaforma. Quindi c'è un'area in cui ci sono i tempi collegati ad attività amministrative, economiche, transazioni, un'area che è solamente destinata al tempio. Quindi ci sono diversificazioni funzionali anche all'interno delle aree pubbliche. Ecco, le caratteristiche poi fondamentali di questa società appunto sono legate a questi elementi che sono appunto il sigillo, le impressioni di sigillo e la creazione di una serie di strumenti amministrativi che vanno oltre la singola cretula, cioè l'impressione del sigillo che sigilla un contenitore, con questi famosi bulle sferiche che sono delle appunto sfere cave di argilla su cui veniva apposto il sigillo cilindrico ruotandolo intorno, che all'interno, non sempre, ma in alcuni casi sono trovate sane o quasi sane, contenevano questi tokens, cioè questi oggettini d'argilla di diversa forma e in diverso numero. La cosa interessante, studiata da Denis Schumann-Besserat, che ha fatto un grossissimo lavoro su tutto questo materiale, all'inizio contestato da molti colleghi, oggi tutti la usano, spesso devo dire senza neanche citarla, insomma questo è quello che accade purtroppo spesso negli ambienti scientifici, e secondo me è un lavoro molto intelligente, perché lei ha visto che in alcuni casi questi tokens, cioè questi oggettini, erano stati impressi fuori oltre che dentro, lo stesso oggetto e lo stesso numero. Quindi era in qualche modo un messaggio che andava
con l'oggetto sigillato, quindi accompagnava bene i viaggianti presumibilmente. La creatura viene apposta all'interno dei magazzini, la bulla viaggia. E questo in qualche modo è una prototavoletta, perché è una sorta di busta che contiene un messaggio. Infatti, una volta che hanno cominciato a imprimere, hanno capito che non c'era bisogno di mettere anche dentro. A quel punto nasce la tavoletta e scompaiono queste bulle, non ci sono più. Dal 3000 a.C. in poi le bulle sferiche sono scomparse, perché non sono state sostituite da qualcos'altro, no? Quindi scrittura, registrazione, transazioni, sigilli che, come vedete dalle immagini, portano anche ideologicamente immagini del potere. Il re prete famoso con la veste che spesso ha la lancia o ha un'arma, con i prigionieri, quindi c'è questa idea della forza, le offerte al tempio e tutta una serie di elementi simbolici molto legati alla vita, diciamo, dell'amministrazione centrale, e la nascita di questa enorme quantità di ciotole di massa che servivano a distribuire, secondo me, pasti a gente che lavorava per l'istituzione centrale. Anche su questo se ne sono dette tante, però io personalmente ritengo che, proprio per una serie di correlazioni che adesso non posso entrare ovviamente nel merito, sono proprio oggetti per distribuire pasti, perché si è parlato di razioni, non sono razioni in senso proprio, cioè non venivano misurate, ma erano oggetti che servivano per dare il cibo. Ecco, questi sono alcuni esempi delle tavolette pittografiche di Uruk, in cui, come ho voluto sottolineare, questo segno che vedete riportato sopra, perché è molto interessante per quello che ci riguarda, cioè la testa, la razione rappresentata come una ciotola, cioè la razione in sé e l'assegnazione di razione, che è la testa con la ciotola, no? Quindi proprio è l'espressione visiva di quel concetto che vi dicevo. Ora, quello che accade, e qui entriamo nel discorso anche un pochino all'altro tema che Marco e altri colleghi hanno suggerito prima, cioè il problema del rapporto tra locale e non locale, no? Cosa succede in Alta Mesopotamia? No? Abbiamo visto una società completamente diversa, che però a un certo punto cambia. E c'è questa pressione da parte della società basso-mesopotamica a espandersi, e questa è una cosa classica anche dei cosiddetti chiefdom complessi, cioè di queste società molto articolate che tendono, e questo è normale, perché? Perché il territorio di controllo, diciamo così, io non credo che esistano ancora confini nel senso proprio del termine, ma il territorio sotto controllo è un territorio che offre risorse. Quindi nel momento in cui ci sono questi grandi centri che hanno bisogno di attrarre risorse, naturalmente più si apre il territorio e più le risorse arrivano, ma naturalmente bisogna essere in grado di controllare questo territorio o queste risorse. E quindi non voglio dire che ci sia una colonizzazione a nord, cioè che ci sia un'espansione fisica per conquistare il nord, c'è un'espansione nelle aree intorno che propaga questo tipo di cultura, questo tipo di organizzazione sociale. E probabilmente riesce l'esperimento nel nord perché la società Alaf, quella che abbiamo mostrato prima, a mio avviso era in crisi, cioè era una società che risolveva, ha avuto un enorme incremento demografico, perché si vede dalla quantità di siti che crescono infinitamente, e la risposta, essendo una società semplice, egalitaria, strutturata per gruppi, per tribù, per clan, la risposta è stata probabilmente quella di fissionarsi, cioè di spostarsi. Un gruppo se ne va e va a fondare un altro villaggio e un altro ancora e un altro ancora. Per cui noi ci troviamo in questa enorme area, che è questa che vedete qui, caratterizzata dalle stesse identiche caratteristiche, cioè siti con le stesse identiche caratteristiche, di cultura materiale, di abitazioni, di organizzazione dell'insegnamento, quindi sono imparentati in qualche modo, cioè non è solo così una vaga influenza. Però questa crescita continua doveva aver trovato un limite, perché a nord c'ha le montagne, c'ha un ambiente ecologicamente completamente diverso, con lunghi freddi invernali, con situazioni difficili da affrontare. A sud c'è un valle, a sud ci sono le società già potenzialmente stratificate della bassa Mesopotamia e della Mesopotamia centrale, quindi c'è una sorta di collisione
in cui probabilmente, io non so come, non mi so spiegare, perché ovviamente è un problema molto complesso, ma a un certo punto quello che noi archeologicamente rileviamo è che la società Calaf cambia radicalmente. E ci ritroviamo con una trasformazione degli abitati, ecco il sito classico che viene usato per questa cosa è Tepe Gaura, nel nord, in cui troviamo a un certo punto nel villaggio case che come vedete sono praticamente identiche a quelle dello Amrin, di questo villaggio di Terabata, con le strutture tripartite, anche proprio organizzate nello stesso modo dal punto di vista architettonico stretto, quindi con queste ali aggettanti, eccetera. Che nei livelli successivi si trasforma in un abitato che mischia le due concezioni, cioè da una parte le case tripartite con la casa più grande delle altre che aveva sotto il pavimento una concentrazione di sepolture di bambini, esattamente come nel sud, ma l'abitato è agglutinato, cioè non abbiamo le singole case separate, ma abbiamo una concezione che è quella loro, no? Applicata ad un modello di società diverso, cioè comunque il concetto del gruppo compatto rimane in una forma architettonicamente completamente diversa. E la cosa interessante è che cominciamo a trovare creature e sigilli nelle case, non più nei grandi magazzini collettivi, ma nelle case, cioè vuol dire che alcune famiglie erano in grado di gestire attività economica con altre famiglie o con altri membri della comunità meno avvantaggiati, perché altrimenti non ha senso mettere il sigillo sul vaso che tieni in cucina. Questo avviene perché le transazioni sono con entità extrafamiliari. Infatti la cosa è confermata da un altro sito che non ho presentato qui, che è nel nord, proprio nella piana di Malaga, vicino a dove scaviamo noi, che si chiama Deir Mentepe, in cui queste case sono tutte tripartite così, sono agglutinate come questa, ci sono creature e sigilli, e dall'esame della distribuzione di queste creature e sigilli si è visto che le creature presenti in una casa non hanno mai l'impressione dei sigilli presenti in quella casa, ma di sigilli presenti in altre case. Quindi chi fa la transazione è chi arriva a prendere qualcosa, no? Quindi questo in qualche modo è un segno di disuguaglianza, comunque di un'iniziale disuguaglianza, che, alla quale si accompagna l'altro fenomeno, cioè la comparsa anche qui delle ciotole di massa. Quindi dentro le case, non solo nei templi, si distribuisce cibo a entità che sono, secondo me, extrafamiliari, non è la famiglia stessa che mangia, perché sono centinaia, perché sono prodotte in serie, perché sono buttate, sane, eccetera. E anche i templi. A Tepe Gaura sorge un'area templare con caratteristiche non uguali, ma simili, come vedete, a quelle ai templi di Enidu. In questo caso però è un complesso, è una sorta di piazza. Anche qui c'è una concentrazione di creature, non sigilli. E la trasformazione progressiva dell'abitato che vede la nascita di questi templi continuare a riprodursi, ma in una forma autonoma, diciamo, no? Ibrida. Quindi nasce questo tipo di tempio con le ante, no? Con il portico centrale, che si trasforma e via via quello che accade, questo è interessante, a Tepe Gaura, anche succede in altri siti della periferia montuosa, è che non c'è un ingrandimento della città, ma al contrario, man mano che cresce l'area pubblica, che diventa più grossa, più importante, più potente, il centro abitato diventa più piccolo. Quindi il sito tende a diventare un centro amministrativo, religioso, politico, ma non una città. Anzi, la gente se ne va, vive intorno probabilmente. E questo raggiunge il suo culmine con Gaura VIII, in cui abbiamo praticamente solo una repubblica. Il sito è piccolo, ma comunque non cresce. E anche qui creature e sigilli nell'area pubblica. Allora, quello che è successo è una sorta di omogenizzazione del sud e del nord, che però, come vedete, non significa uguaglianza, no? Non significa né colonizzazione né uguaglianza, significa una sorta di acquisizione di un modello socioculturale e politico diverso, economico diverso, forse in risposta a crisi e problemi della società di partenza, no? Per cui c'è un processo appunto di ibridazione in cui il fenomeno della nascita dei centri di potere
si accompagna a quello del sud, ma senza urbanizzazione. Cioè non c'è la città in questa fase, almeno adesso. Allora, ecco, quello che succede poi nel quarto millennio è che di nuovo si spezza questa apparente unità, che non era proprio unità, che avevamo visto il periodo Ubaid, cioè il quinto millennio, con una cosa interessante, cioè l'area centrale dell'Alta Mesopotamia, cioè la Gesira, è l'unica area in cui nasce un processo di urbanizzazione, mentre le aree laterali, cioè l'Eufrate e il Tigri dall'altra, che sono zone vallive più strette, con minore estensione del territorio, eccetera, hanno un processo parallelo di sviluppo di grandi centri di potere, ma senza città. Quindi la città è legata ad un ambiente, secondo me, in grado di fornire il surplus necessario per il mantenimento di una grande popolazione urbana. Ecco, il Kabur, appunto il sito, vado veloce, di Tebrak, che ha raggiunto, anche nel caso di Tebrak, parliamo dai 40 ai 60 ettari, quindi un sito molto molto grande, è stato scavato, come vedete, questi saggi indicati su più punti, quindi il quarto millennio è stato individuato in ognuno di questi punti, quindi era effettivamente così grande, in cui c'è un'influenza mesopotamica, ma non un annichilimento della cultura locale. E qui questa è, diciamo, una rappresentazione della città e del suo territorio intorno, quindi che fa vedere come c'è anche un'attrazione di popolazione intorno alla città, non solo dentro la città, quindi un vero fenomeno urbano, con cretule, tavolette numeriche, materiali esotici in grande abbondanza, quindi ossidiana, strutture importanti, eccetera. Ah, sì, scusate. Ok, quindi veniamo all'altro modello rapidamente, che è quello appunto delle frate, che io qui vi rappresento con il caso che meglio conosco, che è quello del Rocefè, in cui abbiamo una condizione diversa da quella mesopotamica e da quella del Kabul, cioè una piana irrigata molto ricca di acqua, molto buona dal punto di vista agricolo, ma limitata dalle montagne. Quindi un'ottima situazione, ma non espandibile più che tanto. Il sito non è grande, non lo è stato mai, ma sono circa 5 ettari, ma quindi, diciamo, in termini mesopotamici non è grande, in termini anatolici è il più grande della zona. Ha una sequenza lunga, va bene, ma comunque quello che è importante è che mentre nella fase pre-statuale noi abbiamo tutto il sito occupato, di nuovo nella fase del calcolitico finale, quindi nel momento della nascita del famoso palazzo di Snantepe, quindi della forte centralizzazione, il sito diventa più piccolo, cioè diventa quasi esclusivamente un'area pubblica. Non l'abbiamo scalata tutta, ma l'abbiamo scalata tanta ed è continua a estendersi, la parte abitativa invece dall'altra parte quasi non c'è. La stessa cosa accade con la cittadella Ettita, lo stesso identico processo si restringe rispetto all'abitato del bronzo tardo iniziale. Quindi c'è una tendenza a rappresentare il potere in una forma di esclusione, non di inclusione, non di città. Va bene, vado veloce, quindi la parte iniziale nasce appunto con un grande tempio, anche qui nella parte alta del Tell, nel periodo pre-palazzo, con sedi di elite che non sono templari, con questo grande tempio che ha attività amministrativa all'interno, quindi ciotole, cretule e distribuzione di cibo in forma cerimoniale, ma all'interno di questa struttura cerimoniale. Quello che accade dopo invece è l'abbandono di questo tempio e la trasformazione di quest'area in una sorta appunto di palazzo, noi lo chiamiamo così, anche se il termine è un po', diciamo, per certi versi azzardato, ma io credo non troppo, nel senso che sono tanti edifici, adesso è ancora più grande perché abbiamo scavato ancora a nord, che sono edifici di questo tipo, quindi edifici funzionalmente differenziati, templi, magazzini centrali, aree, cortili, aree di rappresentanza, però a differenza di quello che c'era a Uruk, collegati in un'unica pianificazione,
anche terrazzata, perché è disposto lungo il pendio, e questa è l'altra cosa interessante, mentre nelle città vere e proprie, le aree pubbliche sono al centro della città di solito, perché si rivolgono alla popolazione cittadina, in questi casi, nel caso del Monte Pio sicuramente, le aree pubbliche sono periferiche, cioè si rivolgono alla piana circostante, non sono al centro. Al centro ci sono le case di elite, cioè nel sito abitavano le elite soltanto o quasi, e i funzionari, probabilmente la gente che faceva capo alle attività del palazzo, e la parte pubblica, quella dove la gente entra, è un po' periferica. Va bene, ecco, questo bene, molti già lo conoscono, questo è un complesso che si è accresciuto man mano, creando questa complessa struttura e con queste presunte residenze d'elite in alto. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo scavato in quest'area che vedete in alto, al nord, l'anno scorso e 2 anni fa, e abbiamo trovato, cioè la parte in mezzo ancora da scavare, questa qui ancora da scavare, ma abbiamo trovato questo grande salone che è molto imponente e che, ecco, lo vedete qui, comunica con 3 aperture verso il palazzo, ma anche con un'altra apertura verso le cosiddette case d'elite. Quindi a questo punto io non so più se sono case d'elite o se è una parte del palazzo destinata alle residenze, il che lo farebbe diventare pienamente un palazzo, cioè con l'area residenziale anche. Questa è un'immagine del salone scavato quest'anno, insomma nel 2013. Ci sono aree di magazzinamento, come tutti sanno, ci sono aree di amministrative, migliaia di cretule con le impressioni dei sigilli in più punti del palazzo, anche con aree di scarto, queste sono le cretule nel magazzino, mentre queste sono aree di scarto in uno dei principali butti, diciamo, di materiale amministrativo, in cui ce n'erano quasi 5.000 frammenti. La ricostruzione molto lunga e complessa, ci abbiamo lavorato per più di 20 anni, ha permesso di ricostruire non solo diversi tipi di chiusure, di porte, di magazzini, di vasi, di sacchi, di diversi tipi di contenitori, ma anche una diversa distribuzione negli strati di questo butto, di questo scarto, che ha consentito di riconoscere che era stato fatto un accorpamento preventivo prima di buttarle, cioè un ordinamento di queste cretule per caratteristiche di operazioni svolte. Quindi c'è stato un conteggio, una contabilità fatta su questo materiale prima di scartarlo definitivamente all'interno del palazzo. Sulla base di queste analisi, che non vi sto naturalmente a dire, noi pensiamo che si possa ricostruire una sorta di gerarchia di funzionari proprio sulla base delle transazioni che hanno svolto, alla quale non corrisponde affatto né la complessità dell'immagine di un sigillo, né il fatto che siano sigilli cilindrici, quindi di origine mesopotamica. L'economia anche cambia, cioè un'economia con un forte allevamento basato sulla pecora, come accade spesso nei centri controllati centralmente, quindi è una forte rappresentazione anche simbolica dell'economia agricola. Cioè, per sintetizzare, questo tipo di situazione è una situazione in cui sorge un fortissimo potere centrale in grado di controllare il suo territorio, in grado forse di controllare i pastori, perché c'è questo grande cambiamento nell'allevamento, i pastori che circolavano nella zona, ma che soprattutto centralizza e distribuisce beni primari. Qui non parliamo di... è vero, c'è un'attività artigianale importante, c'è la produzione di metallo importante, di cui a Monte Pio è stato uno dei centri anche, diciamo, che ha sviluppato questa attività artigianale, metalli di vario tipo, varie leghe, le famose armi, la spada, che è la prima volta che compare in assoluto, però questa metallurgia, no, vede a Monte Pio al centro di rapporti con le aree del nord metallifere, ma questo metallo non travalica il confine turco, cioè la composizione del metallo non la troviamo in Mesopotamia. Quindi l'idea delle colonie commerciali, di cui adesso non posso parlare, ovviamente secondo me non funziona, cioè è una circolazione interna alle elite locali.
quindi diversi tipi di contatti, va bene, questo è il caso anche come in piccolo, diciamo, come Uruk, nel momento in cui Atlante III è il centro dominante, noi non troviamo altri telli nella zona. Probabilmente ci sono piccoli siti, fattorie che non si trovano perché anche quelle sono sotto i depositi alluvionali, ma non ci sono telli. Ecco, queste sono cosci trovati nell'area intorno di questo periodo, ma insomma non possiamo dire che siano siti nel pieno senso del termine. E queste appunto per le condizioni che vi dicevo, cioè un'area ricca d'acqua, fertile ma limitata dalle montagne. Quindi il panorama è un panorama di unità ma con forti differenze, e questo rende poco stabile quello che non chiamo città, diciamo il centro di Atlante III, perché infatti collassa e cambia tutto, cioè la città è qualcosa che rende stabile i rapporti socio-economici e politici, invece quando c'è questo tipo di sovrapposizione di elite che controllano sì, ma sono indebolite dal fatto che non hanno, che la popolazione locale è in autonomia, questo le rende più fragili, quindi dipende dalle circostanze, dipende dalle cose che accadono intorno, ecco, infatti sorgono vari siti e abbiamo appunto aree in cui nascono poteri centrali, ma quella urbanizzata è solo la parte centrale della Gesia, l'area fondamentalmente del Kabul in questa fase, poi naturalmente non parliamo dei periodi successivi, adesso proprio al volo a questo punto perché ho finito il mio tempo. L'Anatolia occidentale è il terzo modello completamente diverso, in cui anche in questo caso secondo me non possiamo parlare di città, ma forse neanche di Stato. Cioè la cultura di Troia non è una cultura statale, ma forse non sono neanche città nel pieno senso del termine, no? E allora c'è una radice che salto perché poi se qualcuno ha voglia ne parliamo dopo in privato, c'è una radice, anche questa nel neolitico, dove sorgono piccoli centri molto compatti, molto autonomi, completamente autonomi, basti pensare al caso di Çatalhöyük che qualcuno chiama città, non lo è affatto, sono semplicemente dei corpi compatti di abitazioni. E le case sono, a differenza di quelle dell'Anatolia centrale, dell'Anatolia orientale o dell'Alta Mesopotamia, e a differenza di quelle della Bassa Mesopotamia, sono case piuttosto piccole ma con tutte le attrezzature interne o esterne immediatamente addossate alla casa, cioè sono attrezzature che mostrano come la vita economica e familiare si svolge a livello familiare in modo uniforme, diciamo, omogeneo, no? Senza grandi differenze, senza case principali. Quello che accade a Çatalhöyük, i famosi santuari di Çatalhöyük non sono santuari, sono luoghi particolari di ogni casa, sono sparsi in tutto il villaggio, quindi luoghi in cui si accentua la sacralità, diciamo, della famiglia, in una sorta di rituale familiare domestico, dove ci sono anche le sepolture che sottolineano questo. I sigilli non sono sigilli, cioè nel senso sono pintaderas, ma non sono usati come sigilli, non si trovano le creature di questi sigilli, cioè non lo so per che cosa erano usati, per decorare, per stampigliare delle cose, ma non credo che siano proprio sigilli, non nel senso mesopotamico. E da questa serie di aree ristrette, molto piccole, vengono fuori altrettante aree ristrette nel bronzo antico. Cioè sono zone collegate ma molto diverse, in cui l'insediamento è compatto, in cui ci sono questa sorta di difesa continua della cittadina, e ci sono anche dei santuari che però sono anche questi secondo me di tipo più domestico che non luoghi pubblici. E vabbè, Troia con le sue cittadelle, le sue mura, l'area d'elite fortificata, così come anche Karatash, e con la cittadella intorno, no? Quindi questo è praticamente il modello completamente diverso e opposto, metallurgia ricchissima, quindi c'è probabilmente un controllo delle rotte commerciali, e quello che possiamo quindi diciamo, confrontare è la Mesopotamia con questi elementi, quindi grandi città, templi, amministrazione, grande potere centrale ma grande urbanizzazione, l'area settentrionale, intendo Eufrate alto, con invece i centri di potere ma non urbani, e infine l'Anatolia occidentale che ha
centri che forse non sono urbani e forse non sono neanche statali. Grazie.